Vito, un giovane siciliano nato a Mazara del Vallo nel 288 d.C. da nobile famiglia, educato cristianamente dalla nutrice Crescenzia e dal precettore Modesto contro il volere del pagano padre Ila, martire della Chiesa di Cristo nell'anno 303 sotto la persecuzione di Diocleziano, è venerato come patrono nella ridente cittadina di Forio in Ischia. Quest'anno 2003, che ricorda il 17° centenario della sua nascita al cielo, il popolo foriano ha inteso tributargli grandi onori. I momenti religiosi, culturali e folcloristici caratterizzanti l'intero anno hanno avuto il loro culmine in 15 giorni di festa nel mese di giugno. Dal 6, data in cui è stata esposta alla venerazione dei fedeli l'artistica statua argentea del santo, sino al 21, quando è stata riposta nella sua nicchia. Nei secoli dei secoli di quelli che hanno celebrato il 16° centenario da più nessuno. Allora ecco, imprimiamo nel nostro cuore questi momenti di grazia che il Signore ci concede, ma soprattutto... La presenza del cardinale Jorge Maria Mejía, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, ha segnato la solennità liturgica del santo. Il presule e il vescovo isclano Monsignor Filippo Strofaldi, assieme al clero diocesano, alla presenza delle autorità civili e militari dell'isola, hanno presieduto la celebrazione della messa pontificale. Dell'osservatore romano, che lo scrive, sindaco di Parano, sindaco di Ischia, sindaco di Forio, gioca in casa, e il sindaco di Lacco. Grazie. Grazie.
Jack. La sacra liturgia è stata animata dai Cori Foriani Uniti, Coro San Vito, diretto dal maestro Nello Di Maio, Scola Cantorum Lauretana Cavalier Giuseppe Colella, diretta dal maestro Peppino Iacono, Coro Harmonium, diretto dal maestro Claudio Matarese, Giovani in Coro, del maestro Filippo Schioppa. Lei respira la tradizione culturale della Chiesa.
e da profondo studioso e ricercatore, la comunica nelle continue conferenze degli incontri in Italia e all'estero. Noi siamo felici della sua presenza in mezzo a noi per pregare e celebrare insieme a questo nostro popolo plaudente e per ascoltare parole di fede che partono dalla testimonianza di tanti martiri che hanno affermato il primato di Dio nella propria vita fino a morire fra tormenti e persecuzioni sull'esempio di Gesù, re dei martiri. La città di Foligno. Dal 1787, anno in cui fu realizzata, la statua argentea viene recata processionalmente per le strade principali del comune, scortata dal clero, dalle arciconfraternite e dalle autorità municipali. In quest'anno straordinario la pietà del popolo foriano ha voluto che la venerata immagine del santo sostasse anche presso le altre parrocchie del comune. Così dal 17 al 21 giugno nelle chiese di Santa Maria di Loreto, di San Francesco Saverio al Cuotto, di San Michele Arcangelo a Monterone e di San Francesco di Paola, folle di devoti e di turisti hanno ammirato uno spettacolo unico nella storia di Forio. Ovunque, il passaggio della Sacra Effigie ha incontrato un'accoglienza calorosissima e profonda commozione. Di San Vito discenda su di voi.